Io ho una passione per tutte quelle pietanze piccanti che magari hanno origini sudamericane, messicane, che sono speziate, incredibili. Unite alle patate, se unite patate piccanti, cose piccanti, a me mi fanno letteralmente impazzire. Oggi vi faccio vedere una ricetta che è di origine è messicana, di queste patate piccanti che sono favolose. Cominciamo? È facile, eh? Peperoncini secchi. Belli piccanti, in acqua bollente ce le versate dentro. E ora queste qui le facciamo lessare per circa 5 minuti. Il tempo ora che ci serve per preparare gli altri ingredienti. Allora, patate novelle, così si tiene anche la buccia. Più o meno, considerate di farne di queste dimensioni qui. Se le trovate tutte così le potete lasciare intere, se no le prendete e le tagliate a metà, o come in questo caso è grande, la tagliate in 3 pezzi. Ora, acqua fredda, mettete nell'acqua, accendo, e ci metto un pochino di sale. Considerate da questo momento, considerate almeno 20 minuti, via, 20 minuti al massimo, naturalmente coperto. Quindi, proseguiamo, padellino, e vado a tostare un pochino di sesamo. Non dovete farlo diventare marrone, eh. Dovete far prendere calore in modo tale che sprigiona tutto, tutti i propri essenziali che sono fantastici. Passati 5 minuti, prendiamo i peperoncini. Vedete, mi sono portato 2 cucchiai di acqua di cottura. Vado ad aggiungere tutti gli ingredienti per fare questa salsetta. E il sesamo tostato lo verso direttamente qui. Succo di limone. Aceto, 2 spicchi d'aglio piccolini, peperoncino in polvere rosso, 2 chiodi di garofano, un cucchiaino di maggiorana secca, un cucchiaino abbondante di maizena e ora frullo. Aggiungo un pochino di sale. Questa salsa, che poi utilizzeremo verso la fine della ricetta, la mettiamo da parte. Ora aspettiamo che siano pronte le patate. Ci siamo, sono passati 20 minuti. Giusto per darvi dei tempi più o meno che possono essere rispettati. Dal bollore sono passati 5 minuti. Quindi in totale per prendere il bollore la patata è 15 minuti ad arrivare al bollore, più altri 5 minuti siamo arrivati ai 20 minuti. Quindi queste hanno bollito per 5 minuti. Proseguiamo la ricetta. Padella grande, vado a mettere burro e olio e faccio sciogliere bene. No, così tutto il fondo è pronto, ci vado a mettere le patate. Se possibile, come sta succedendo a me, cercate di prendere una padella sufficientemente grande in modo tale che si riesce a farle rosolare molto bene. Ora vanno fatte rosolare molto bene, vanno fatte diventare quasi croccanti. Ci vorrà un po' di tempo, eh. Perfette, assolutamente perfette. Avete visto? Ho usato il coperchio perché mi ero dimenticato di dirvelo prima. Usate il coperchio in una cottura, vi agevola anche per farle saltare. Ora è il momento di aggiungere la salsa piccante che abbiamo fatto prima. Ora bisogna semplicemente far ritirare la salsa, far assemblare, diciamo, tutti i sapori. Non muovete troppissimo le patate perché ovviamente si rischiano di rompere, no? Una delle cose migliori da fare se uno ha paura che si attacchino è prenderle e fare esattamente questo movimento. Avete visto quanto ci vuole? Un paio di minuti? Spenge il fuoco, ora si aspetta un istante e poi si servono direttamente. Un poco di perejil, di prezzemolo. Bello, eh? E ora vi dico anche come sono. Anche in padella mi metto un po' di prezzemolo. Me ne sono lasciate 3 pezzettini. Io so una cosa, so che ora la temperatura è fusione. Patata, prezzemolo,
salsa tutto intorno, temperatura che sospetto sia estremamente elevata. Ah. Ho mangiato roba anche più bollente. È piccante però, fa voglia di continuare a mangiarla. Se amate le cose piccanti e speziata, questa è la ricetta che fa per voi. No, troppo è cascato. Devo recuperare. Buon appetito!